poi quello rubava la mossa a quell'altro tizio e continuavano così. Io questa cosa diciamo che l'ho apprezzata un po' pochino perché, secondo me è stata un po' fan, cioè era quel contentino che tu dovevi dare ai fan. Questo era un match in cui i due si dovevano crepare di mazzate, che probabilmente sarà ad Extreme Rules perché gli daranno la stipulazione speciale e gli faranno fare quello là. È capace anche che gli faranno fare un Lights Out o addirittura gli faranno fare, non dico un Empty Arena perché sarebbe sprecato un Empty Arena con loro due, però secondo me un bel False Count Out Anywhere, Last Man Standing là in mezzo ci starebbe benissimo. Il match che purtroppo non ho apprezzato, caro Chairman, è stato il Main Event. Il main event per me a livello di lottato, e parlo solo a livello di lottato, è stato insufficiente. Perché per me c'è stata la costruzione di Roman Reigns troppo da codardo, è diventato un Roman Reigns stile Hogan in WCW, con l'NWO. Drew gli hai fatto fare la parte del fortissimo del supereroe, ma poi gli hai fatto fare la figura del coglione. Per me la parte del lottato è stata importante, però è stata troppo macchinosa, troppo lenta. Reigns, non dico che non ce la fa, però l'ho visto molto rallentatore, molto col freno a mano tirato. Abbiamo fatto un paragone con i ragazzi del Pro Wrestling Culture. Questo match proprio è stata sulla falsariga del match che hanno fatto nel live event, nel house show, quando l'hanno fatto a Londra, perché era presente Flavio, e Flavio ce l'ha descritto identico come quello che è stato, un po' più corto, però è stato identico. Cioè Reigns che scappava, Reigns che perdeva tempo, Reigns che faceva. Sono stati i primi 20 minuti tutti così, poi dai 10 minuti finali che è cominciato a entrare Theory, è cominciato solo, Fury, così. L'ase è un po' movimentato, però è stato un house show con 62.000 spettatori, almeno per quanto riguarda il main event. Il risultato a me non dispiace. A me non dispiace perché avrei voluto anche io vedere un cambio di rotta da Reigns, perché Reigns ha detto tutto, anzi ha detto anche troppo come campione e sta tenendo in ostaggio, prendo questo paragone che ha fatto il mio amico Pingu. Che voleva essere qui presente, ma è impegnato in un torneo, non può essere presente. Sta tenendo in ostaggio le cinture. E sarebbe da capire questa situazione dove vogliono andare a parare, innanzitutto. Poi, ed è il discorso che ha fatto io ieri a mente calda, Drew meritava davvero di vincere? Perché meritava di vincere? Meritava di vincere perché hai fatto un evento a Cardiff, hai fatto un evento in Gran Bretagna, che sarebbe la sua casa, tra virgolette. Non, la WWE non è la All Elite con Punk che gli deve far vincere il titolo perché è a Chicago. E lo vedremo stasera, se succede. Tu non puoi nemmeno far vincere il titolo a una persona che fino a un mese fa giocava con la spada. Il Drew, come è arrivato a Cardiff, non aveva costruzione. Lo sai quando l'aveva la costruzione, Drew? Drew aveva la costruzione quando fecero il 3 contro 3, quando c'era Drew, Riddle e Orton contro la Bloodline, e lì dovevi far vincere Drew e gli dovevi dare il titolo. In quel momento. Drew è arrivato a fare tutte quante altre cose ed è arrivato in un momento in cui il suo climax era quasi nullo. Ed era solamente trasportato dalla gente, purtroppo, perché Drew lo merita il titolo, lo meritava e meritava l'ovazione di tutto quanto il pubblico che aveva intorno. Poi, se io mi devo chiedermi, ha perso Drew, ha vinto Roman Reigns, ma preferivamo che lo vincesse Theory il titolo in una cornice del genere? Io dico no. Io dico bene così. Poi, lo sappiamo tutti quanti che il main event di Extreme Rules, se non verrà inserita una nuova cintura, perché questa idea, cioè, dato che a quanto pare Triple H sta facendo il design unico per i due titoli di Roman Reigns, a questo punto USA Network già l'ha detto che loro vogliono il loro titolo, quindi secondo me o andranno a reintrodurre la Big Gold Belt, la World Heavyweight, oppure metteranno qualche altro titolo.
lo devono fare per forza, perché se no USA Network piglia il contratto, lo straccia e lo butta al vento. Vabbè, questo non è scritto al contratto, però probabilmente il rinnovo sarà un po' più complicato. Ecco. No, il tempo fa Daniel Bryan, quando ha introdotto il Universal Title, disse: vabbè, allora il prossimo qual è? Il Galaxy Championship? Non lo so, può essere, ne introducono un altro. Avrebbe poco senso, avrebbe più senso secondo me. Poi il problema è questo: avrebbe senso tante cose. Tu dici, in questa cornice avresti fatto cambiare qualche cosa lì o darla a Theory? Tutto poteva succedere. Poteva succedere tutto. Personalmente, però, Drew aveva vinto il titolo in un Thunderdome vuoto. Sì, però non è un contentino che tu gli devi dare a Drew. Non è un contentino. È come quando ci lamentiamo, Chairman, del titolo quando viene dato a Brock Lesnar. Brock Lesnar il titolo se lo prende perché se lo merita o perché glielo devono dare? No, Brock Lesnar lo prende perché è una bestia che domina sempre ed è credibile in ogni momento. Come hai detto tu, Drew non aveva forse una costruzione adeguata. Però ora non aveva lo status. Non aveva lo status, ma è sempre Drew. Cioè, è sempre uno che quando mena, e lo si vede. E il fatto che il match abbia dominato, poi perché, come dici giustamente tu, Roman è macchinoso. Roman per ora non è il nuovo. Roman è arrivato. Secondo me, e te lo dirò in maniera anche abbastanza importante, Roman non ha un lascito molto pesante dalla leucemia, secondo me parecchio, anche col discorso Covid lui l'ha risentito parecchio, veramente tanto. Infatti ha maggior ragione di farlo staccare per una ripresa migliore, insomma, sicuramente ha bisogno di ricaricare le pile. E dico, secondo me è un'occasione sprecata. Avevi, certo, capisco che 30 anni fa si è fatto vincere l'idolo del pubblico di casa, allora lo fai pure questa volta, allora dai sempre le stesse, però ci sono due idoli questa volta, c'era Sheamus ma anche Gunther. Ma Gunther però fatto da heel, e giustamente il pubblico, tra l'altro, casa, in quel match c'erano due heel, ricordiamolo. Sì, ma il pubblico ha preso Sheamus come face, lo applaudivo tutto il tempo, e Gunther è stato lì il perfetto, per quanto in UK ha fatto la fortuna, ma è vero. Il pubblico lo ha fischiato da il perfettamente, e quindi tu ne hai due, hai Sheamus e Drew McIntyre, averli fatti perdere tutti e entrambi due è brutto, è un'occasione sprecata. E allora, quando anche Balor hai fatto perdere, mettiamoci pure Balor, ma lì c'è una situazione inverosimile con il Judgment Day, ma aver fatto perdere proprio tutti questi due che del ritorno in patria avevano costruito proprio l'evento a Cardiff, ecco, questa roba non va bene, nel senso che, o meglio, può andare bene perché puoi raccontare quello che vuoi, ma sono occasioni sprecate. Certo. Cioè, là avevi uno stadio pronto a esplodere, però quello era un'occasione in cui Drew vinceva, e là Pyro scoriandoli, o come dicono in America, confetti. No, non avrebbero messo niente di quello, perché già i Pyros non c'erano, figuriamoci, non c'erano i confetti. Però devo dirti che fa strano vedere un evento del genere col budget limitato. È abbastanza strano, perché non prendono, cioè, hanno preso lo stadio da 40.000 posti, poi il budget non gli permette di avere i Pyros. Cioè, questa è roba vero. Fa un po' sorridere. Però Io dico un'altra cosa. Ecco, sì, il Doc interviene a gamba tesa, ma Doc, l'abbiamo già detto, il più grosso difetto di Tabby all'evento è che alla fine dei bei match, ma di concreto e eclatante, non è successo nulla. È vero. Appunto. È vero. Cioè, appunto. Io mi ricordo quell'evento per quella cosa, purtroppo al momento mi ricordo l'evento per il karaoke alla fine di... tra Drew e... Fiori. Lo volevo crederci, perché poi non potendolo vedere in diretta l'ho recuperato in differita in piena notte, ti dico pure, e io facevo, ma io sono sveglio a quest'ora per vedere questa cacata. È vero. Però no, Daniele, io dico un'altra cosa, io preferisco quello che è successo a fine event rispetto, magari, io ormai lo dico così, la vittoria di Pirro
ma messa un po' più diversamente alla vittoria di Ryder. Un Ryder che mi vince la cintura a WrestleMania e il giorno dopo la perde. Io preferisco questo. Ma perché devi fargli riperdere? Cioè, alla fine tu potevi farlo costruire. Guarda, molto banalmente, fra 2 mesi ci sono le series. Allora, se tu vuoi... USA Network vuole una cintura. Fox non vuole certamente perdere il titolo universale. E allora, a questo punto, è uno dei piani più scontati far sì che qualcuno di Raw sfidi... Strowman. Strowman è l'unico che ha la cintura, quella verde, quella del Crown Jewel... La cintura di campione, best, quindi può andare contro Roman. Secondo me dovrebbero, non dico Strowman, ragazzi, questo lunedì, cioè, SummerSlam, penso che martedì racconteremo una puntata di Raw che non ha senso. Ma ha senso che qualcuno di Raw dica, ragazzi, ufficialmente Roman fa parte di SmackDown. Qua non c'è qualcuno con un titolo, a parte Bobby Lashley. Occhio che Triple H annuncia la cintura di Raw. Se non è adesso, è post Extreme Rules. È un'altra ipotesi, ma è un'ipotesi che francamente non mi entusiasma. Significa che non siamo stati capaci di creare un nuovo campione, e allora creiamo una cintura e ripartiamo da zero. Il profeta De Noartri ci dice che il nostro Eddie Gee non verranno difese, faranno tutta la Bloodline contro altri 4. Tutta la Bloodline, quindi siccome loro sono Roman, Jimmy, Jay, Johnny e Uso, Jack Uso, a quanto pare lo vorrebbero chiamare. Io dico Johnny. Johnny Uso. Siccome 5-4-5 ci sarà anche Naomi, immagino, no? Quindi... Doc, non lo so. No. Ragazzi, secondo me il WWE Championship è irritirabile. È l'Universal che non ha senso. No, semplicemente vanno splittati, ragazzi. Forse l'Universal lo puoi richiamare in un altro modo. Io rivoglio la Big Gold Belt. Era tanto anche bello. Io. No, ma il piano abbastanza spifferato è che ci sia di nuovo la Winged Belt, che Cody Rhodes deve vincere. Bella. Ste robe qua così. Però, ripeto, potrebbe essere questa occasione di avere un match tra Roman e qualcuno alle series, e quel qualcuno che lo vince si sceglie un titolo da portare al posto. Tutto qua. E così ho scritto. Comunque, Ti ricordo che l'alternativa è il doppio pin, e qualcuno, uno si prende una cintura e uno si prende l'altra. Avevo detto io. Oppure, se no devi fare un ladder match con uno che stacca una cintura e uno stacca un'altra. E già questo non mi dispiace. Però che fai? Quale scegli? Arrivi là sopra e dici, voglio questo. No, ma le metti separate. Le metti separate. Ah, ok. A quel punto le metti separate. Doc, lo sappiamo, però secondo me cioè, era molto più probabile il doppio pin, cioè avevi Drew che schienava in contemporanea, cioè avevi sia Theory che Drew che schienavano in contemporanea Reigns, avevi la scusa per splittare i titoli, anche perché Theory era al contrario, facevi fallire l'incasso e Drew e Roman si spartivano le cinture anche perché no. Però poi là da una parte avevi Fox che, o almeno la parte dove c'è Reigns che non appare sempre, che lo sappiamo che non apparirà sempre. Ma è così, cioè, è comunque tipo Thanos, è ineluttabile, dobbiamo andare verso questa cosa a prescindere. La direzione è quella. Quindi, sì. Capisco che possano sembrare delle soluzioni un po'... più vai avanti, più le soluzioni sembrano campate in aria. E c'è poco da fare. Prima ti levi questo pensiero, che meglio è. Ma è lo stesso discorso degli idoli di coppia? Lo stavo per dire. Siamo là e credo... Discorso. E credo che a questo punto lo schema di usare le series con qualcuno di Raw che sfida qualcuno di SmackDown per avere la cintura, a questo punto secondo me comincia a prendere corpo, perché altrimenti alle series come lo vuoi costruire? A meno che non facciano questa ipotesi che con Borzani ne discutevamo oggi nel gruppo Telegram, che c'era un tizio che aveva pubblicato che diceva che c'erano voci che alle series volevano fare 2 war games, uno per le donne e uno per gli uomini. Da una parte c'erano, immagino, tutte le donne del damage control contro altre persone, dall'altra invece c'erano i 4 della Bloodline contro Drew, Owens, Zayn e un altro da aggiungersi.
Riddle.